La Profavara non si ferma più, la squadra di Beppe Balsamo batte anche il glorioso Alcamo e fa un ulteriore passo in avanti verso la salvezza diretta in eccellenza. Continua dunque il momento magico dei gialloblu in serie utile da 5 turni, 4 vittorie ed un pareggio, davvero un bel rovino di marcia. Battere l'Alcamo però non è stato facile. I bianconeri di Riccardo Chico, ex centrocampista dell'Akragas negli anni 80, hanno cercato di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Il portiere Chimenti però non deve compiere parate salva risultato. L'equilibrio si spezza al 35esimo con la rete della Profavara a sbloccare la partita e il sempreverde difensore centrale Fallea che di testa supera Ippolito su punizione cross di Priolo. L'Alcamo accusa il colpo, la Profavara sull'area dell'entusiasmo sfiora il raddoppio con Alu al 42esimo. Si va al riposo con la squadra di casa avanti 1-0. Il secondo tempo comincia nel migliore dei modi per la Profavara, che al decimo usufruisce di un calcio di rigore per fallo di Di Maggio su Gabriel Spina. Calcia Priolo ed è gol, 2-0. L'Alcamo alza il baricentro e mette in apprensione la difesa gialloblu. In contropiede la Profavara non riesce a segnare la terza rete. Nel finale, al minuto 82, i bianconeri riescono ad accorciare le distanze, segna Galeotto di testa. Il finale non riserva particolari emozioni, vince la Profavara che aggancia in classifica proprio l'Alcamo a quota 22 punti.